Isabelle Huppert è protagonista della commedia francese Il mio miglior incubo. Il nostro Lorenzo Ormando l'ha incontrata per noi. Mi spiega che cosa sta facendo? Beh, tinteggio. C'è qualcuno in grado di rispondermi senza dirmi ovvietà? Avevo chiesto un nero assoluto. Lei sa cos'è un'opera d'arte? Le piace la natura, eh? Sono sicuro che lei passeggia nuda nei boschi. No. Io sono andato nudo su un pony. Sì, non è bello, sa? No, non è bello e fa male. Patrick Demelo. Che cosa vuole? Riprendere mio figlio, sono il papà di Tony. Muovi il culo, sgommiamo. Lo spunto iniziale è stato un fatto autobiografico, giusto? Sì, en fait, mon fils... Sì, nasce da un piccolo avvenimento autobiografico. Mio figlio ha portato una volta a casa un ragazzo che io trovavo molto interessante e che appunto che mi incuriosiva molto, però vedevo sempre lui e mai il padre, finché a un certo punto ho conosciuto il padre, che era veramente un personaggio, direi, eccentrico. È venuto a casa mia e ha cominciato a guardare un po' dappertutto se c'erano problemi al soffitto, ai muri, era molto incuriosito. E era un uomo molto divertente, però al tempo stesso viene da una situazione socialmente molto difficile, e quello forse è stato l'idea che mi ha fatto pensare a realizzare una commedia sull'incontro tra due persone veramente molto, molto opposte, completamente opposte. È stato solo l'inizio in realtà, perché poi dopo di fatto mi sono concentrata sugli attori e volevo davvero scrivere due ruoli, per uno per Isabelle Huppert e uno per Benoît Appelbert. Se hai bisogno di qualcuno, so fare tutto. Ho le mani d'oro io. Ma che ci fa qui? François mi ha chiesto di occuparmi dei lavori. Cosa? Sai la novità? È uno scherzo. Davvero hai chiesto a quel tizio? Mi scusi, adesso richiudo! Sei pazzo! Come va a letto con culo di ghiaccio? Non è sempre un rock and roll. Non è possibile! Questo personaggio di una donna un po' fredda, un po' distaccata, che a poco comincia un po' a lasciarsi andare. Beh, justement, c'était l'intérêt de... Ma l'interesse era proprio questo, la possibilità di veder nascere all'interno di una donna che ha queste caratteristiche molte donne diverse, perché di fatto è un personaggio che ha molteplici lati, come ognuno di noi del resto, lati che via via si rivelano quando lei incontra un uomo che è completamente diverso da lei, ma questo fa parte della natura umana, ognuno di noi ha diverse essenze che prendono vita in base alle persone che incontriamo. Voilà, c'est ça, mais l'originalità di questo film, il fatto che la differenza di classe ruoti intorno al concetto di cultura. Loro in realtà credono di essere molto diversi, ma forse sono abbastanza simili e abbastanza vicini per tanti aspetti e finiscono con l'assomigliarsi di fatto. Lui ha una spiccata autoironia e si prende anche gioco di questo mondo dell'arte contemporanea che spesso ha determinati canoni comportamentali, e lei arriva a coglierne questo aspetto umoristico, e lui ha un ideale artistico in fondo che è quello dell'acquario delle donne, e lei coglie la portata poetica che lui ha in se stesso, a dimostrazione del fatto che ognuno di noi ha l'esigenza di esprimersi a livello artistico. Buonasera, sono arrivati quasi tutti, no? What a fantastic exhibition! Ah, un po' di champagne, grazie. Buonasera. Le piace? Molto, grazie. Buonasera. Buonasera. Come sta? Che bella mostra. Grazie. È una stronzata fotografare un fiore in bianco e nero. Perché un fiore non si fotografa mai in bianco e nero. No, un fiore è colore, è vita. È come se mi trombassi una top model e spegnessi la luce. Da quando ti intendi di top model? Che ci fa lei qui? Beh, guardo la mostra. Il bar è gratis, bevo e diverto i suoi ospiti. Buongiorno, signora. Come sta? Benissimo. Lei è capitato più volte di interpretare ruoli di donne che amano o dominare o in parte lasciarsi dominare. Che cosa le permette di raccontare? Che cosa le permettono di raccontare questi personaggi? Mais ça permet de tout raconter. Beh, questo proprio consente di raccontare ogni cosa, perché sono delle tendenze insite negli esseri umani, in tutti gli esseri umani del mondo, in fondo, a prescindere dalla sfera in cui si manifestano i due tipi di atteggiamento, che può essere la sfera professionale o la sfera privata, però ognuno di noi contiene in sé la tendenza a dominare o a essere dominato. È assolutamente umana come cosa. Non è a disagio a girare in mutande per casa mia? Le tolgo? Ho conosciuto una persona. Sì, preciso quando parli. Vado a vivere con lei, è abbastanza preciso? Viene con me da Ikea. Lei sceglie la cabina armadio e io la monto in una settimana. Dopodiché non vedrà più il mio brutto muso per tutta la vita. Io adoro venire all'IKEA, anche solo per le polpette.
Una comicità che è scatenata anche dalle differenze di classe che intercorrono tra i due. Guarda che c'è una differenza di classe. C'è una differenza di classe sociale evidente, però io ho voluto parlare anche della cultura, quindi della differenza culturale, perché c'è una donna che vive in un mondo molto elitario, quello dell'arte contemporanea, che è di difficile accesso per chi appunto non ha lavoro, per chi ha una condizione sociale difficile, e io volevo proprio cercare di capire in che modo l'arte può fare avvicinare due persone che non hanno assolutamente alcun collegamento, alcun legame sociale, quindi in che modo può riuscirci l'arte. Hai conosciuto qualcuno? No, non proprio, no. Come sarebbe non proprio? Un po' scopato con Patrick. Patrick chi? Beh, Patrick. Tutto bene. Patrick.